Fai sempre quello che Dio dice? Oggi continuiamo il nostro viaggio attraverso il libro Lord, I Want to Be Whole di Stormy O'Martian, concentrandoci su un passo molto importante, l'obbedienza al nostro Signore. A volte siamo delusi e scoraggiati quando le nostre preghiere rimangono senza risposta. Mentre gridiamo a Dio non succede nulla. L'Apostolo Luca fa luce su questo argomento. Gesù dice: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?» Luca 6,46. In altre parole, non fare ciò che Dio chiede significa disobbedirgli. Studiamo la questione dell'obbedienza. Stormy O'Martian condivide con noi una verità che potresti ignorare ancora oggi. La tua disobbedienza alle istruzioni divine può spiegare perché l'adempimento richiede così tanto tempo, anche se continui a pregare per le stesse cose. La Bibbia dice: «Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio». Proverbi 28,9. Questo significa semplicemente che la tua preghiera rimbalza su un soffitto. Un'espressione che potrebbe esserti familiare. A volte le difficoltà possono sorgere a causa di una mancanza di obbedienza. Ecco perché oggi vorrei incoraggiarti a camminare nell'obbedienza. Certo, la perfezione non è di questo mondo, ma è possibile per te fare del tuo meglio. Quindi, ricordati, ricompense meravigliose sono riservate a coloro che obbediscono a Dio. Luca 11,28. Dio preferisce la tua obbedienza a tutti i tuoi sacrifici. Prima Samuele 15,22. Non accettare mai un'obbedienza incompleta. Obbedire in modo incompleto è come non obbedire affatto. Devi perseverare nell'obbedienza e Dio ti darà il successo. Regnerai con Lui. Seconda Timoteo 2,12-13. Più dimostri obbedienza, più sperimenterai la gloriosa libertà che Cristo ti ha dato. Ti invito a perseguire il tuo processo di guarigione e restauro, dichiarando: «Signore, non voglio essere schiacciato ogni volta che arrivano cattive notizie. Voglio obbedirti e seguirti. Per favore, mostrami le aree in cui ti sto ancora resistendo e aiutami a fare i passi necessari per l'obbedienza. Nel nome di Gesù. Amen». Sii potentemente rinnovato. Ascolta questa testimonianza. «Caro Eric, non ricordo come ho trovato te e la tua squadra è un miracolo ogni giorno, ma sono felice di averlo fatto. Devo dire che non c'è stato un giorno in cui il tuo miracolo non sia stato esattamente quello di cui avevo bisogno. È stato sorprendente. Comincio ogni giorno presto nella mia stanza di preghiera, prima che mio marito si svegli, e poi devo occuparmi di lui e della sua demenza progressiva. I vostri miracoli quotidiani mi danno forza e speranza. Dio vi benedica tutti. Valerie». Grazie di esistere. Eric Selerier.